Amiche e amici trasformabili, bentornati a una nuova video recensione. L'ultima della linea Dark of the Moon classe Human Alliance Basic. E questo è Reverb con il sergente Detour. Sigla. Eccoci qua in modalità veicolare. E wow, se è strano. Cominciamo dall'omino, che è il sergente Detour. Almeno questo è il nome sulla confezione, che è lo stesso nome dell'omino che è presente nello Human Alliance Leadfoot. E anche i colori sono gli stessi, anche se questo ha più una tuta da motocross, diciamo. Quello era invece un pilota di Formula 1. No, un pilota di NASCAR, scusate, mi avete giustamente cazziato. E boh, che sia lo stesso personaggio, chi se ne frega, va bene. Mentre il veicolo è una strana overbike, chiamiamola così, decisamente e ovviamente asimmetrica. Non è fatta male, però è particolare. Se piace la forma, a me piace parecchio, è apprezzabile, solo che la colorazione un pochettino nel senso, il rosso ci può anche stare, anche se forse un pochettino troppo acceso, ma non ci entriamo nei particolari. Però questo grigio, anche se è un po' metallizzato, è inframmezzato dal grigio plastica, che veramente salta tantissimo all'occhio. Magari in video non tanto, ma di persona davvero, davvero tanto. E sta male, niente da dire, sta male. Comunque, vediamo un po' nei particolari. È strano, ha un doppio rotore qua dietro a simulare una specie di ruota. Comunque tutti e tre i rotori girano, destra, sinistra e questo grande laterale, tutti e tre girano. Il corpo centrale è quello di una moto, ovviamente sembra più una moto d'acqua, forse per il tipo di manubrio. Qua sopra ci sono due piccoli rotori scolpiti e colorati, molto carino. E qui abbiamo i lanciamissili, che sono su clip AC, ovviamente si possono staccare e attaccare qui, magari, oppure, cosa che preferisco, qua sotto, in modo da essere abbastanza nascosti, solo che appoggiandolo fa un po' di pendenza. Comunque è una modalità veicolare abbastanza carina e particolare. Più ci sono queste sorta di lame che sono su perno, possono piegarsi in alto e in basso, e boh, è strano, è carino. Passiamo alla trasformazione. Comunque sganciamo il rotore gigante e portiamolo in basso. Questa parte si allunga e si separa formando le gambe. Poi, cosa particolare, questa parte qui è su una sorta di binario, per cui si ruota e si porta verso l'alto facendolo scorrere su quel binario. Il muso ruota di 180 gradi, questa parte si abbassa a formare il petto e questa parte si alza a formare la testa. Queste due parti laterali si portano in avanti ruotandole verso l'alto, in questo modo, e si agganciano grazie a delle piccole alette che ci sono qua sotto. Si agganciano al corpo da una parte e dall'altra. L'articolazione è abbastanza solida, okay. Sistemi
estraiamo un po' il tutto, queste parti si aprono verso l'esterno, si estrae la mano e si ruota in avanti a formare le braccia, mentre le gambe si sollevano in questo punto per formare il bacino. Ed ecco qua il nostro reverb. Manca un piccolo passaggio. Il rotore qua dietro è su una doppia articolazione, lo si sposta verso l'alto e si incastra sulla schiena in questo modo. Ed eccolo qua in modalità robotica. E devo dire che mi piace un sacco, non solo per come è scolpito, ma soprattutto per l'idea che un veicolo così asimmetrico come era quello di prima è diventato un robot così simmetrico. L'unica asimmetria che c'è sono queste due lame sotto il polso sinistro. Per il resto è completamente simmetrico ed è una trasformazione semplice ma geniale. Purtroppo c'è questo cable dietro le gambe che però conferisce un po' di stabilità, per cui non è un problema. Vediamo le articolazioni. Il ginocchio si piega a 90 gradi, le anche sono su ball joint, per cui hanno tutto il loro movimento. Le spalle sono su un doppio perno, per cui possono ruotare e allargarsi. Qui c'è una doppia articolazione, di cui un perno in ball joint, per cui anche il gomito ha tutte le sue movenze. E la testa è su ball joint, anche se un pochettino ostacolata dal catafalco qua dietro. L'unico vero difetto, a mio parere, di questo modello è il fatto che le anche siano sia su ball joint che sull'articolazione della trasformazione, che è un pochettino molle e insomma le gambe non sono proprio stabilissime, però messo in posa sta comunque in qualunque posa, non è affatto male. E l'arma la si può collegare al braccio e tenerla insomma un po' come si vuole. Bene, vediamo la modalità arma. Come al solito torniamo quasi completamente in modalità veicolare. Ok, quindi dalla modalità veicolare si aprono queste parti, ma non agendo su queste articolazioni, ma su delle articolazioni che ci sono qua, per cui si aprono in questo modo, così. Il rotore si porta in basso e questa parte si ruota non verso il fronte del veicolo, ma verso il retro, in questo modo. Ok. Il rotore si porta verso l'alto e si aggancia a questi due peg in modo da dare più stabilità al tutto. Ruotiamo di 180 gradi questa parte e possiamo far cavalcare l'omino in questo modo. Il missile lo si può mettere qua sotto. L'omino lo mettiamo dopo. E questa parte la si porta verso l'esterno per dare la maniglia. Ed ecco qua l'arma, che è un... non ho idea di che cosa sia. Comunque vediamo come sta addosso ad Ironhide. Caro vecchio Ironhide. Eccoci qua. Ed è un'arma decisamente strana, come un po' tutto il modello lo è. Non so cosa sia, sinceramente non lo so. E
Non è una brutta arma, però non si capisce bene cosa debba rappresentare e soprattutto il colore rosso acceso non sta particolarmente bene con Iron Head. E per cui, boh, non saprei, forse questa modalità, anzi, senza il forse, questa modalità è sicuramente la più debole delle tre. Però le altre due, almeno parlando assolutamente soggettivamente, sono bellissime, secondo me, sono veramente fantastiche. Io questo modello ve lo consiglio assolutamente, perché è molto particolare ma anche ben fatto. L'unica vera pecca di questo modello, che no, non è neanche una vera pecca, è una pecca molto molto soggettiva, è appunto la colorazione che fa stonare un pochettino le cose. Però per il resto è un modello, a parer mio, molto molto apprezzabile. Ed eccolo qua riportato in robot. E finalmente ho finito questa serie delle recensioni degli Human Alliance Basic dopo aver girato per tre volte queste ultime quattro recensioni. Finalmente ho finito. Ringrazio Iron Head che mi ha supportato. Giusto, Iron Head? Giusto? Perfetto, e se il video vi è piaciuto vi chiedo come al solito di mettere mi piace, condividere, iscrivervi, commentate, visitate autorobot.it, regalatemi una macchina, vado a dormire, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!